Salve a tutti amici di Professione LED, quest'oggi rispondiamo a un altro vostro interessante quesito. Posso utilizzare le strisce LED a 220 V per l'illuminazione principale di casa? Allora io per rispondervi ho preso in esame, vi faccio vedere questa sera, la differenza che c'è fra i due modelli più venduti di striscia LED 220 V e una classica 24 V con l'alimentatore. Queste strisce sono accomunate tutte e tre dal fatto che hanno più o meno la stessa luminosità, parliamo di circa 1800-2000 lumen metro. Quindi, cosa hanno in comune queste strisce? La qualità costruttiva, la luminosità, nient'altro. Perché questa è una 220 volt divisibile ogni 10 cm, questa è una 220 volt divisibile ogni 100 cm, quindi ogni metro. Questa è una 24 volt divisibile ogni 5 centimetri. Quindi a parità di qualità costruttiva parliamo, queste strisce una con l'altra non c'entrano assolutamente nulla. Allora, come fare a capire quale di queste tre io devo utilizzare? E soprattutto, è meglio la 220 volt rispetto a questa? Allora, facciamo degli esempi, classici per capire effettivamente come andare a, scegliere quale di questi prodotti utilizzare. Allora, se andiamo a guardare meramente il prezzo, questa è vincente sopra le altre, perché costa mediamente meno di un terzo di questa qui e anche di quest'altra. Però ha, diciamo, dei limiti. È divisibile solo ogni 100 centimetri, è dentro un tubo siliconico che è largo 15 mm ed è un po' rigido, non ha il biadesivo dietro. Se ho già del cartongesso dove mi hanno installato i classici profili in alluminio da 12 mm, non ci va. E poi per farla funzionare ho bisogno del raddrizzatore. Quindi vedete, questa striscia è ottima a livello di prezzo. È ottima anche per moltissime installazioni. Io ho dei clienti che ne comprano centinaia di metri perché questa io con un solo raddrizzatore posso alimentare fino a 50 metri di questa striscia. Però ci sono delle occasioni nelle quali questa striscia non è vincente. Quindi possiamo dire che questa striscia è di buona qualità? Sì. Fa un'ottima luminosità? Sì. È adatta a tutte le installazioni? No. Ammettiamo che devo fare pezzi non da 100 centimetri ma da 50, 60, quindi avrò, non so, 4 metri e 60, 3 metri e 80. Dovrò andare a prendere una striscia a 220 volt, se mi voglio tenere sulla 220 volt, di questo tipo qui, perché la posso dividere ogni 10 centimetri. Inoltre, per questa striscia non ho il raddrizzatore, posso però saldare direttamente qui i fili fase e neutro. E qui ho il primo ragionamento da fare. So saldare o mi devo affidare a qualcuno che mi fa le saldature? Questa striscia ha il biadesivo dietro e può essere inserita nella stragrande maggioranza dei profili in alluminio. Quindi vedete, a parità di qualità, a parità di luminosità, questa striscia costa di più, ma ha anche delle caratteristiche superiori. Significa che questa striscia è migliore di quest'altra o viceversa? No, significa solamente che questi due prodotti sono ognuno per sé utilizzabili per uno scopo ben preciso. Ad esempio, se devo fare dell'illuminazione molto lunga, per esempio qualcuno ci ha illuminato le serre, qualcuno ha illuminato anche casa, perché se io la striscia la metto per così, posso fare sia curve concave che convesse, posso stare su un muro, farmi tutto il perimetro di casa e posso tranquillamente tenerla illuminata, però devo avere una quantità di metri pari, 4, 6, 8, 10. Se ho 3,50 m, questa non la posso utilizzare. Se ho un profilo in alluminio con una dimensione ben specifica sotto i 15 mm, questa non la posso utilizzare. Devo utilizzare questa. Con questa qui posso fare 3,60 m, 3,50 m, 4,20 m, 4,40 m. Entra quasi in tutti i profili in alluminio in commercio, però mi devo fare le saldature. E devo anche essere in grado poi eventualmente, se la metto ad esempio all'esterno, di poter nuovamente ripristinarne l'impermeabilità. Ma ammettiamo che devo fare invece delle strisce da 3,95 m.
pur essendo ottime, pur essendo belle, pur essendo luminose, dovrò metterle da parte e tornare alla nostra vecchia striscia da 24 volt, perché questa è divisibile ogni 5 cm. Cosa ho voluto significare con tutta questa mia disquisizione? Che non ci sono prodotti migliori o peggiori. Una volta che abbiamo individuato prodotti di una qualità costruttiva buona, e noi sul nostro sito sono le strisce tutte di buona qualità costruttiva, poi ci sono delle strisce LED che fanno più o meno al nostro caso. Un prodotto che è ottimo per il progetto A non è detto che sia utile e adatto per il progetto B, per il progetto C e così via. Ogni installazione è a sé. Cosa possiamo fare allora? Se abbiamo delle capacità tecniche per nostro conto, possiamo, leggendo le caratteristiche tecniche dei prodotti, fare per nostro conto la scelta prendendo in esame le variabili che io oggi qui vi ho segnalato e quindi facendo un ragionamento di cosa abbiamo, dove va installata la striscia, se sarà illuminazione principale oppure no, se la devo dimmerare, se ho spazio per i raddrizzatori o per gli eventuali alimentatori della 24 volt, se so fare le saldature dirette per la 220. Sulla base di queste cose io posso andare a scegliere la striscia più adatta. Se invece abbiamo le idee un po' confuse e nonostante questo video ancora non vi sentite in grado di fare una scelta, potete scriverci. Ci mandate una mail a info@professioneled.com, ci date magari i metri quadri dell'ambiente che dovete illuminare, se sarà luce diretta o indiretta, qualche fotografia, una piantina quotata. Noi vi faremo anticipatamente la fattibilità, vi diremo è fattibile, non è fattibile e poi sempre via mail vi esporremo il nostro metodo di lavoro per quanto riguarda le consulenze in merito a quale prodotto è migliore utilizzare nel vostro caso, anche rispetto a un budget che voi avete scelto di investire nella vostra illuminazione. Io spero di essere stato chiaro, di avervi dato qualche dritta in più per poter scegliere anche le strisce 220 che sono sempre adesso maggiormente presenti nel mercato e sono di ottima qualità. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video tecnico, arrivederci.